nostro viaggio attraverso la Scozia. Noi siamo Elisa e Luca e ci dimentichiamo sempre di presentarci. E questo è il giorno 5. Ah, non lo so. Il giorno 5 abbiamo lasciato il grandissimo, bellissimo parco nazionale. No, ragazzi, top! Dei Kangaroos. Bellissimo, io non me l'aspettavo così bello. È veramente, è bellissimo. È già valso, guarda. Già il viaggio è stato successo perché ci siamo già stati, siamo all'inizio del viaggio. Esatto, poi quel cottage, quel caravan era veramente. È un cottage, un caravan. Abbiamo preso qualcosa di molto unto da mangiare, una scotch pie. Eccolo lì dentro. Giustamente voi quando andate negli Stati Uniti prendete il corn dog, in Scozia prendete queste cose qua. Momento della verità. Buona. Mamma mia. In Inghilterra c'è la pork pie. Bella unta, molto bella unta, però è veramente buona. Cioè, siamo sulla NC500, la Route 66 della Scozia. Siamo ben oltre Inverness, già diretti verso John O'Groats, che è la punta nord della Scozia. In pratica dovete sapere che c'è una strada che va da Inverness, fa tutto il giro nord, estremo nord, poi costa ovest della Scozia, che si chiama NC500. Ed la chiamano la Route 66 di Scozia. Provate a cercare delle immagini su Google oppure seguiteci nei nostri video e vedrete che bello è. Praticamente alcuni anni fa l'hanno chiamata in questo modo, ribattezzata in questo modo. È una cosa abbastanza turistica, nel senso che è fatta per i turisti, però è quasi qua, una vera spiaggia. È l'unica strada. Che bello. È l'unica strada che va su così a nord e spesso e volentieri la fanno coi caravan, coi furgoncini, camper, perché è proprio desolata. Una volta che sei lassù non c'è niente, ci sono pochissime cittadine, pochissimi alloggi. Infatti noi abbiamo prenotato tutto con molto anticipo e poi considerate che non ci sono turisti. E però no, adesso secondo me vi faremo vedere dei bei paesaggi, secondo anche me. Anche dei nostri colleghi inglesi col camper la conosco. Esatto, anche una mia collega ci voleva andare anni fa, è stata lei infatti che me l'ha fatta conoscere. E, però sì, non è da tutti, è abbastanza desolata la questione, adesso vedrete. Infatti sono già sparite tutte le cittadine, non è rimasto proprio più niente, a parte la natura, la pioggia e la Scozia. È la parte meno interessante di Scozia, dicono, più o meno da Inverness fino a John O'Groats, che sarebbe su a nord. Non c'è, come vedete, sì, siamo sulla costa sempre, ma non è particolarmente pittoresca. No, comunque non veniteci qua, è proprio sconsigliato, non c'è niente da nessuna parte. No, beh, non ascoltate, per me ci dovete venire per capire, per trovare voi stessi. Esatto, perché è l'unica cosa che potete trovare qua, perché il vuoto, capisci, che da cui siamo circondati potrà avere dei riflessi introspettivi. Siamo arrivati al punto che spacciano per il punto più a nord della Gran Bretagna. Qui siamo ora, Land's End è la punta invece della Cornovaglia in cui siamo stati un po' di anni fa. Abbiamo completato il giro. Chi l'avrebbe detto mai? Eccolo il cartello, Land's End, guardate qui, 874 miglia. Bel posto, eh? Se dovessi scegliere buttare giù dalla torre tra Land's End e John O'Groats, chi butteresti giù? No, cioè, ragazzi, è il posto più triste del mondo. Cosa stai dicendo? Ma è bruttissimo. Ma perché sei venuto in bassa stagione, in alta stagione, cioè, è tutta un'altra cosa. Guarda, vabbè, bello quel pub. Andiamo a vedere questa costruzione. Abbiamo abbandonato quella grandissima delusione di John O'Groats, no, proprio il posto più brutto non c'è mai stato. Io ci voglio tornare immediatamente, c'ho già il magone di averla lasciata. Un trappolone per turisti dall'inizio alla fine. Così, ma non dire così. E stiamo cercando di raggiungere Duncasby Head, che dovrebbe essere quella punta lì, perché tutte le foto che spacciano per John O'Groats in realtà sono fatte qui, che è solo qualche miglio più giù. Quanti uccelli! Qui c'è proprio una colonia di uccelli marini. Bellissimo. Non ci sono i puffin. Non ci sono i puffin. Però abbiamo visto l'isola. Esatto.
è uscito il video dell'Islanda, seguitelo, l'ultimo. 5 anni uscito. Dopo 6 anni, 5 anni quel che è uscito. Eccoli i faraglioni, guardate che belli. Finalmente c'è anche una spiaggetta. Trovati gli speroni, eccoli qua, bellissimo. Guardate che bella luce che c'è adesso, si è aperto il cielo, cioè nel senso il cielo di Scozia che si apre di questo colore, e noi stiamo andando verso il nostro bed and breakfast di stanotte, ma prima abbiamo un'altra tappa. Soliti muretti là in fondo, non so se riuscite a vedere, c'è una punta, una collinetta che in realtà si chiama, come si chiama la punta, mi hanno detto Dunnet Head, quello è veramente il punto più a nord. Guardate che luce, che sole, no, che il sole non c'è più, che vento, è bellissimo, è uscita una luce argentea stupenda. Siamo arrivati a Dunnet Head, siamo nel punto più a nord della Gran Bretagna. Eccolo che saluta, eccolo. Sì, non male questa Scozia alla fin fine, un freddo glaciale, però i paesaggi sono di tutto rispetto. E dopo un po' di peripezie, anzi siamo praticamente stati spazzati via dal vento, su quella punta e dalle intemperie, siamo finalmente riusciti a arrivare nella nuova sistemazione per stanotte. Che fai tu? Non lo so io. Ah, e come si sta bene? Siamo già stati accolti dai nostri padroni di casa, sembrano due persone molto gentili che affittano simpatiche. Proprio scozzesi 100% che affittano un paio di stanze. E ci hanno detto che ma oggi non è ventoso per niente, non è neanche freddo. Noi eravamo tipo congelati. Gli ho detto proprio il classico errore che può fare un italiano medio, ho detto ma come fate? Un clima così hard, detto, siete bravi. Ci vuole, bisogna essere robusti. Ma guarda che cioè, oggi è una giornata primaverile. Esatto. Chissà com'è qua in inverno. Quello ho detto, ma il vento, cioè che c'è, noi ci ha spazzolato, ma che vento? Gli alberi. Non sono ancora stati sradicati. A posto. Scusa. Comunque, no, adesso vi faccio vedere la stanzetta rapidamente, poi noi penso che ci faremo una doccia, che stasera vogliamo andare a cercare un fish and chips. La nostra stanzettina, quello è il canvas che Luca adora, con le pecore con la neve che entrano all'ovile. E questa è la stanza, tutto qua. Il bagno è esterno, però è privato solo per noi, dobbiamo solo attraversare il corridoio. E questa è la parte più bella, ovvero la vista, guardate. Comunque si vede il mare, a occhio nudo si vede meglio, e quella là è la scogliera di Dunnet Head. Siamo proprio sotto la scogliera, bellissimo. Buongiorno, iniziamo così un nuovo giorno. Adesso vi racconteremo un po' bene, guardate intanto dove siamo. Intanto vi racconto un po' cosa è successo stamattina, che probabilmente lo metterò anche nel titolo del vlog. Cosa è successo? Noi siamo partiti stamattina dicendo, allora partiamo presto, ci svegliamo presto, perché oggi dobbiamo vedere tante cose, dobbiamo fare parecchia strada e il check-in, mannaggia loro, chiude alle 6 di sera, quindi dobbiamo essere alle 6 di sera al nostro albergo, che dista tipo 3 ore e mezzo di guida. Una roba del genere, più in mezzo ci sono tutte le tappe intermedie, no? Quindi ci siamo alzati di buon'ora, alle 7, tutto quanto. Una Scottish breakfast devastante. Abbiamo fatto una Scottish breakfast devastante, alle 9 eravamo in macchina e cosa abbiamo notato, anzi cosa Luca ha notato, che una delle gomme era sgonfia. Noi abbiamo sempre questa maledizione, mannaggia sta strada. Era già stata messa in conto. Un giorno la macchina si rompe, in qualche modo quando si viaggia con noi è sempre così, sempre. Non so quante volte i nostri amici hanno dovuto patire questa maledizione con noi. Vabbè, ormai tutti lo sanno, è in conto. Alla fine cosa abbiamo fatto? Siamo andati a fare benzina, abbiamo chiesto dove possiamo gonfiare le gomme e proprio dall'altro lato della strada c'era un gommista. Quindi abbiamo portato la macchina e
ci ha guardato, c'è un chiodo, ce l'ho ancora in tasca, mi ha dato il souvenir. Ecco qui il chiodo e anche la fattura, ci ha fatto anche lo scontrino. Quindi il succo della questione è: siamo andati dal gommista, ci ha trovato questo chiodo e ce l'ha sistemato. Ci è voluto più o meno un'oretta tra sistemare, fare tutte le scartoffie, lo scontrino, voleva tutti i dati, ha fatto le foto, eccetera, eccetera. No, sono rimasto veramente piacevolmente sorpreso comunque dall'ospitalità della Scozia del Nord. Gente cordiale, simpatica. E si sono un po' più, come dire, diretti magari degli inglesi. Gli inglesi sono un po' più... fanno più moine, o darling. E pensate che tra l'altro prima di partire cosa avevamo fatto? Visto che sappiamo, ormai abbiamo imparato. Conosciamo i nostri polli. Abbiamo fatto la road... no, non la road safe. Cosa abbiamo fatto? Cioè questa sorta di assicurazione che è più che un'assicurazione... è un'aggiunta, è un'autorità nazionale, sembra quasi pubblica, che ce l'hanno tutti. AA. Che io sinceramente non ho mai pensato in vita mia, soprattutto anche meno in Italia, di fare queste assicurazioni per le macchine che ti vengono a prendere. Esatto, ti vengono a recuperare dovunque tu sia in Regno Unito. Qualsiasi problema alla macchina tu abbia, li chiami a qualsiasi ora, loro ti vengono a recuperare e ti portano dal meccanico più vicino, che in centro Inghilterra magari non è un grosso problema, ma quassù, guardate dove siamo. Sei un problema nelle Highlands, ti devi far venire a prendere. Sì, nelle zone vicino a Fort William, sono 40 minuti che devo prendere, è un salasso. Comunque 6 pound al mese. È incredibile, riescono a fare dei prezzi talmente bassi, ma perché ce l'hanno effettivamente tutti. Sì, che l'unione, volevo dire che l'unione fa la forza. Infatti l'abbiamo fatta. Sei sterline. Non l'abbiamo usata perché abbiamo fatto in tempo andare dal meccanico, ovviamente noi. Poi se non volete più fare viaggi, la stoppate, voi la riaccendete. Esatto. Guardate dove vi portiamo, Sembra, Luca diceva, un po' il deserto al centro dell'Islanda. Ah, tra l'altro non vi abbiamo detto quanto è costata riparare un pneumatico. Nel caso doveste buttare una gomma, ovviamente non ci ha dovuto venire a prendere il carro attrezzi, siamo andati noi perché era solo un po' sgonfio. Abbiamo pagato 20 sterline proprio qua nel nord della Scozia. 20 minuti di manodopera, onesto. Continuano le nostre avventure sulla NC500, guardate che paesaggio lunare. Ricordiamo che siamo a una corsia. Con queste montagne in lontananza. No, adesso ne hai due di corsie. Stiamo alternando strade con una sola corsia e due. Adesso capiremo perché questa frazione, questo paese da cui siamo passati si chiama Tong. C'è proprio una lingua di terra sul fiordo, questo è un fiordo. Guardate che bello il brutto tempo lì e qua lo sprazzo di azzurro col sereno. Guardate che immagine è questa, bellissima. Questo posto ci sta lasciando proprio a bocca aperta. Proprio così. Questo è proprio ancora il nord della Scozia. Sono fiordi questi. Sì, questo è un fiordo. Alla fine è il fiordo che ci piace, diciamo la verità. Allora dobbiamo andare in Norvegia. Andiamoci. Ragazzi, aiuto! Cioè, siamo sulla single track road, come vi dicevamo. Guardate qua. Cioè, ne vale la pena, però veniteci solo se avete una certa dimestichezza alla guida e possibilmente non prendete uno di quei camper giganti che abbiamo davanti perché sta facendo un po' di fatica. Ogni volta che si incrocia una macchina bisogna accostarsi in uno di questi passing places e non è proprio una passeggiata, insomma. Il camper, frate. Qualcuno ci ha chiesto come mai non abbiamo noleggiato un furgone per venire qua. Uno, perché abbiamo già la macchina e è sempre meglio avere un veicolo nostro, così se dovesse succedere qualcosa, un graffietto, un problemino. Un chiodo in una gomma. No, almeno non dobbiamo passare attraverso l'autonoleggio, non dobbiamo pagare poi magari la... come si chiama? La franchigia. La franchigia, esatto. E niente, e poi perché effettivamente sì, un furgone giù di qua non è proprio la cosa più semplice. Se non riuscite a far accendere il riscaldamento o se non va la cucina o cose del genere. Diciamo che tutto il Regno Unito, le macchine grandi, non sono così. È un'arma a doppio taglio. Esatto.
E poi no, si trovano veramente, si trovano bed and breakfast a prezzi onesti. Sono abbastanza cari rispetto alla media che siamo abituati a spendere. Però noi di anche solito... il contesto ci sta, guardate. Esatto, dove però siamo. Ce ne sono veramente pochissimi. Quindi in media si spende sui 75 pound a notte in due per un posto con o cucina o colazione. Quindi comunque un pasto ve lo fate. Marist. Abbiamo trovato la prima spiaggia col fiume. È bellissima. Non c'è più nessuno. La spiaggia è tutta per noi. Che bello. Guardate, abbiamo trovato il nostro prossimo punto di oggi, ovvero questa grotta. C'è il mare. Ah, questa è fluviale. Questa è fluviale. E qui c'è la grotta. Adesso andiamo a esplorare dentro. Bellissimo, guardate. Si può entrare. È ancora rosso. Sì, è vero, il fiume è tipo giallo, arancione. Come quello del Kainge. Sì, come quello del Kainge. Limestone. Non lo so. Potrebbe essere l'arenale che ha fatto il colore lì. Ah, bellissimo comunque. Wow! No, ti volevo dire... Altro giro, altra spiaggia. Ce l'abbiamo fatta. Bellissimo. E così tutto un tratto ci trovammo nel bel mezzo del nulla, più bello che io avessi mai visto. Guardate qua, è tipo una distesa di sabbia che è rimasta scoperta con la bassa marea e le pecore belano. Ci siamo fermati per far passare il campere e no, guardate il paesaggio. Queste montagne cosa sono? Sono bellissime. Qui c'è il posto di prima, c'è una casa laggiù. E poi queste montagne, danno proprio meravigliose, degli stimoli romantici. Sì, davvero, cioè ci credo che qua vengano fuori le saghe, le leggende, le storie. Guardate che bello. Ragazzi, no, non potete vedere dalla macchina fotografica la bellezza mozzafiato di questo posto. Guardate, non è, cioè sono le nuvole che creano questa luce pazzesca. Ci siamo fermati un attimo perché è veramente la cosa più perfettamente fotogenica che io abbia mai visto. Sì, sì. Guarda te, guarda, sembra finto. Io e Luca ci siamo fermati per poter ammirare in silenzio questo spettacolo. Siamo veramente proprio come siamo, senza parole. È finito, è bellissimo con queste nuvole, con questa luce, col silenzio, il fatto che non ci sia nessuno, sei senza parole. Basta, veniteci, venite in Scozia, guardate cosa vi perdete. Ecco. No, voi ragazzi non potete capire il colore di quell'acqua, adesso siamo quasi arrivati, è verde turchese. Ultima spiaggia di oggi, cioè io sono senza parole, che spettacolo! La bellezza di questo posto è strabiliante comunque, guardate qua. Dalla telecamera i colori non rendono, ma l'acqua si vede che è turchese anche da qui. È veramente eccezionale, è bellissimo, vero? Sono senza parole da stamattina. Questo è un altro dei punti più belli, guardate, è proprio una penisola su un lago. Abbiamo trovato un viewpoint e alla faccia del viewpoint, mamma mia, questo è la Sindh, la regione della Sindh.
qualche posto, stavamo riflettendo io e Luca su cosa è meglio fare da turisti se si viene in Scozia la prima volta. Volete perdervi questi paesaggi qua? Non vorrete perdervi questi paesaggi qua. Quindi vi faremo un video poi su come organizzare il perfetto viaggio di 2 settimane in Scozia, perché so che la maggior parte della gente ha poi giusto 2 settimane di ferie. Se no poi fate come noi che ci siamo venuti la prima volta e abbiamo tagliato fuori tutte le Highlands, cioè credevamo di aver visto le Highlands con la puzza sotto al naso, tra... ma no, con la puzza sotto al naso, però guardate qua, vi faremo il video. Mi sa che oggi è praticamente dopo lo Yellowstone, dopo quella discesa al tramonto allo Yellowstone, oggi è la giornata in cui abbiamo visto più cose belle tutte insieme. No, ti ripeto, vince ancora l'Islanda, ma perché c'è le cascate, i ghiacciai. Però boh, siamo lì alla fine, non è che c'è molta differenza. Ma guardate qua. Se l'Islanda è 10, qui siamo 9,8. Esatto. Abbiamo trovato anche il castello e così le tappe di oggi sono finite. Questo castello è stupendo, sul Loch, anzi Loch. Che bel paesaggio. Luca che cade. Guardate qua, sembra di essere in un film, tipo Highlander, come si chiama quello che abbiamo visto? Braveheart. Guardate che bello, non c'è nessuno. Eccoci qua, questo è il panorama dalla distanza. Olè. Mamma mia, bellissimo. La buonanotte stasera ve la do da qui, ovvero dal deck della nostra cabin. Questa è la nostra cabin con la finestra proprio qui che affaccia sul panorama del fiordo, bellissimo. Ve la faccio vedere rapidamente dentro. Eccoci qui, questo è il nostro cucinino che abbiamo già attrezzato con tutta la nostra roba. Abbiamo la pentolina e il fornellino, adesso ci facciamo un piatto di pasta. Ci abbiamo anche il sugo pronto e questa è la vista. Bellissima. Bene, per oggi ci salutiamo così, vi lasciamo con questa bellissima immagine della cittadina di Lochinver, e cittadina, insomma, un villaggetto minuscolo. Porticciuolo, però molto bello, molto pittoresco. Tra l'altro stavamo caricando il pesce sui container. Container, molto bello. Tra l'altro è uscito il sole, domani si prospetta un'altra bella giornata. E niente, buonanotte, ciao ciao!